Allora, la questione del gruppo, soprattutto del gruppo classe, è una questione complessissima, perché molto spesso noi lavoriamo sui genitori, sugli insegnanti, sul bambino, lavoriamo poco sul gruppo classe, cioè gli altri bambini che accolgono, e in parte alcune volte così, devono anche sopportare i comportamenti di questi bambini che hanno delle difficoltà. Io penso che sia fondamentale fare un lavoro con tutta la classe per far comprendere che esistono delle differenze e delle difficoltà, cioè che i bambini che non riescono a trattenersi, che esplodono, che magari hanno delle reazioni poco adeguate, in realtà non sono bambini che apposta fanno quello, ma che fanno fatica a fare dell'altro. Ci vorrebbe un percorso, lo stiamo studiando, ma anche lì è complesso trovare una modalità per presentarlo ai bambini, cioè semplificare, rendere potabile un linguaggio che di per sé nasce tecnico. Ci vorrebbe un percorso rivolto ai bambini per far comprendere che tutti i bambini sono uguali, sebbene siano diversi, e alcuni fanno fatica nel ricercare quello che tutti ricercano, ad esempio un contatto, un'amicizia. Allora qualcuno riesce, e riesce in maniera corretta, qualcuno per cercare l'amicizia magari ti pizzica, ti fa il dispetto, no? Però è lo stesso bisogno che hanno, cioè quello di stare insieme. Quello che ti pizzica e ti fa il dispetto non ha le competenze o fa fatica a dirti vuoi essere mio amico. Non è facile passare questo messaggio ai bambini, perché sono bambini, quindi ecco, giustamente, ecco, dovremmo trovare un modo. Io credo che un modo interessante possa essere attraverso la simulazione, attraverso anche il coinvolgimento dei bambini. Ho fatto un laboratorio poco tempo fa, un convegno Ericsson sul teatro dell'oppresso, e credo che possa essere una tecnica su cui lavorare anche coi piccoli. E lancio anche questo invito, insomma, se c'è qualcuno che vuole aiutarci a svilupparlo, potrebbe essere molto bello. Un progetto non soltanto rivolto ai bambini che hanno difficoltà o ai genitori o agli insegnanti, ma a tutta la classe, coinvolgendoli. Ci vuole ovviamente anche l'accordo della famiglia del bambino presente in classe, perché questo problema non deve essere nascosto, ma deve essere in qualche modo discusso.